Allora, sono le 10 di sera e sono a Houston. Ha piovuto, è molto umido e fa caldo. Adesso vi porto a fare il giro del parcheggio qua dove sono, che è pieno di camion. Vi faccio vedere che l'80% ha il motore acceso perché c'è l'autista dentro. Quello che c'ha il motore spento probabilmente ha parcheggiato qui e a casa perché è il weekend. E vi farò vedere che tutti hanno il motore acceso e cercheremo se c'è qualcuno che ha il generatore. Fatemi girare la telecamera e partiamo con questo parcheggio tour. Ok, probabilmente l'audio non sarà al massimo perché ovviamente tutti i motori accesi. L'aria condizionata ovviamente consuma molto di più del riscaldamento, quindi ha bisogno, ci sono certe, ce l'ho anch'io per il riscaldamento, per non usare il motore, un sistema che poi vi farò vedere. Intanto andiamo dall'altra parte, dove sono i camion più grandi, a quello di fianco a me è partito, è andato via, quindi ha lasciato il posto libero. Aspettate che cammino due minuti e riaccendo la telecamera, metto in pausa. Eccoci qua, sono proprio nel cuore del parcheggio. Potete sentire i motori, sono praticamente tutti accesi. Ovviamente quelli, i camion più vecchi come questo qua azzurro e questo qua nero, sono un po' più rumorosi. Questo c'è anche il frigorifero dietro, quindi è molto rumoroso. Tutti accesi e questo è la normalità qua. Anch'io la ritengo una cosa assurda che nel 2018 ancora bisogna tenere il motore acceso per avere l'aria condizionata. Come dicevo, qualcuno ogni tanto ha un generatore. Melton aveva la versione prima del mio camion, aveva questo generatore EPU, ma era un generatore studiato per un tipo di motore e adattato per i nostri camion, quindi era ed è una sola, ha sempre dei problemi. Quando fa troppo caldo non riesce a far andare l'aria condizionata, quando fa troppo freddo non riesce a andare, non fa andare il riscaldamento, quindi alla fine si torna sempre ad avere il motore acceso. E non c'è neanche un camion che ha il generatore. Forse l'abbiamo trovato. Forse l'abbiamo trovato, però non è bello andare dietro a farlo vedere. Comunque mi capiterà prima o poi di trovare un collega che ha questo generatore, così ve lo faccio vedere. E comunque Melton ha, dicevo, la versione con i generatori e la versione come il mio che non ha il generatore, ha un sistema per il riscaldamento che vi farò vedere poi, però diciamo la gente non ne parla molto bene, alla fine preferiscono lasciare il motore acceso, anche perché mi hanno detto, e lo proverò sulla mia pelle, che comunque quando si va nel nord degli Stati Uniti, Montana, Wyoming, confine con il Canada, in inverno è meglio non spegnere mai il motore per tanto tempo, quindi lasciare il motore spento una notte intera può creare dei problemi la mattina nell'accensione, quindi tutti preferiscono lasciarlo acceso, così stanno al caldo loro e il motore non rischia di congelare i liquidi e cose del genere. E niente, quindi so che Melton ha ordinato 400 nuovi camion per il 2019 e questi 400 camion avranno i pannelli solari sopra il tetto, diciamo, della cabina. E però non so se questi pannelli solari avranno la forza e l'energia di caricare un pacco batterie che sia disponibile
ad alimentare un'aria condizionata per una notte intera, per le 10 ore diciamo di pausa che noi dobbiamo fare. Niente, non riesco a trovarne una con un generatore da farvi vedere. Uno del generatore, che ha il generatore si sente subito ovviamente, perché è molto meno rumoroso di questi qua che hanno il motore acceso, però non ne vedo neanche uno. Io adesso qua devo passare in mezzo, che il mio camion è qua dietro, eccolo là, Apollo è là, e niente. Quindi ragazzi, lo so anch'io che in Italia e in Europa usano altri sistemi, però dovete pensare anche che il costo dei carburanti è diverso, quindi qua diciamo in Italia noi abbiamo le macchine le più grandi forse nel 2000 di cilindrata, qua girano motori benzina a 5006 di cilindrata, quindi anche tenere il motore acceso tutta la notte sì, costa un po' di soldi, ma non così tanto come sembra. Scusate che forse ho trovato un generatore proprio di fianco a me, vediamo se riesco a farvelo vedere, e infatti nel camion di fianco a me ce l'ha. Questa scatola qua è il generatore. Questo consuma circa in 10 ore un gallone e mezzo, due galloni. Io ne consumo 7-8 galloni. Quindi sì, vedete, c'ha la ventola dell'aria condizionata lì dietro. E come sentite è molto meno rumoroso che un camion che ha il motore acceso tutta la notte. Però come dicevo, qua hanno un'idea diversa sui consumi, perché usano motori più grandi, ma come dicevo basta messare le macchine, qua sono tutte da 2000 in su, nel senso non la macchina 1000 di cilindrata non esiste, ma non ce l'ha quasi nessuno diciamo, perché le distanze sono più grosse, quindi hanno tutti questi motori più grossi, i consumi sono più grossi, ma i carburanti costano anche di meno. Quindi la realtà ragazzi è questa, avete visto, abbiamo faticato a trovare un camion con un generatore, quindi il 90% tiene il motore acceso tutta la notte. Con questo io mi ritiro in Apollo, passo e chiudo, vado ad accendere il motore ad Apollo. No, io cerco di tenerlo spento la notte, mi sono comprato un ventilatore, fortunatamente non soffro tanto il caldo come loro, io a me piace un po' il caldo, quindi tacco la ventolina. Ah, prima di chiudere, adesso salgo su Apollo, vi faccio vedere, sì, c'ho il telecomandino del riscaldamento, non l'ho mai provato, però dovrò provarlo prima dell'inverno per vedere se funziona. Metto in pausa e giro la telecamera. Allora, adesso siamo qua su Apollo, la temperatura è perfetta, non so perché li tengono i motori accesi. Io ho il mio ventilatore qua, là c'è il forno a microonde, ventilatore, televisione 32 pollici. Poi vi farò vedere i canali che vedo. È un po' in disordine perché devo finire di sistemare. Vi faccio vedere la parte del riscaldamento. Un secondo che devo prendere però la lampada, così riesco a illuminare meglio. Ok, questo è il pannello di controllo dalla mia cuccetta. Allora, questa qua è il comando dell'aria condizionata, che però va col motore acceso, quella col motore acceso, quindi che come vedete posso fare l'aria fredda o l'aria calda. Quindi questo pannello qua che sto illuminando è il comando diciamo dell'aria qua nella parte posteriore del trattore usando il motore. Questo qua invece è il comando del riscaldamento, ESPAR si chiama questo sistema qua, ed è una piccola, chiamiamola stufetta, dove tu puoi impostare la temperatura e lui in teoria dovrebbe andare, devo provarlo. Comunque
so che è facile da usare, ma è anche molto facile avere dei problemi con questo sistema qua, non è molto affidabile. Quindi alla fine motore acceso. Niente ragazzi, dai, passo e chiudo e ci si sente presto. Questo è stato aria ricondizionata e riscaldamento. A presto.